Una partita che pesa, una partita per rifarsi, una partita che vale molto per la qualificazione Champions, una partita in casa, in mezzo a due trasferte, una partita da aggredire per il risultato, una partita da vincere per classifica e morale, una partita, ma non una semplice partita. Dalla casa bianconera Juventus Parma dirige l'orchestra il maestro Andrea Pirlo. Partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juve in gol, dai ragazzi, il primo pallone lo gioca il Parma che va con il lancio lungo di Brugman dalle retrovie subito per la testa di Pellè che non trova il pallone, la presa da parte di Gianluigi Buffon in completa tenuta arancio fosforescente. Bentancur per Arthur. Sfendere Dybala tra le linee, riceve, buono il tocco con il destro, se la porta avanti con il mancino, poi bene, profondità per Alexandro, il cross dentro, dall'altra parte c'era McKennie, la deviazione di Colombi in tuffo, non è finita, poi libera il Parma all'area di rigore, arriva velocissimo Danilo da dietro, Ronaldo con il mancino, cadendo, altro, tuffo basso con Colombi. E buona azione che rivediamo con il cross radente il terreno di Alexandro, in estensione Colombi riesce a deviare. Poi sul controtraversone successivo di Cuadrado, la battuta di Paulino centrale, palla che non arriva a McKennie, la recupera Cuadrado, ancora per Dybala, Dybala vuole la dribbling, ci riesce, Dybala sul fondo, sezione, dentro l'area di rigore, Ronaldo! Il destro di prima battuta, Colombi se lo trova sul guantone sinistro. Alza il braccio a dettare uno schema, Brugman da corner. De Ligt va a marcare Pellè, calcio d'angolo battuto centrale, colpo di testa, giro pericoloso, pericoloso di Pellè. Si mette al centro della porta Gigi, fischia l'arbitro, parte Brugman, conclusione con il destro che passa e va in gol alla destra di Buffon, attenzione, al minuto numero 24 e a sorpresa ad accarezzare il palo più lontano dalla posizione di Gigi. Parma 1, Juve 0, il gol è di Brugman. Danilo. Dybala. Scambia con Ronaldo, ancora Dybala. Dybala prova a girarsi, riesce a vincere un contrasto, limite dell'area. Dybala col mancino! La palla alta sopra la traversa, peccato, 27 minuti 46 secondi del primo tempo. Siamo 6 dentro l'area di rigore, arriva anche De Ligt. Cross di Paulino sull'area piccola, deviazione Parma. Poi deve andare a recuperare Cuadrado su Gervinho, ci riesce molto bene, spalla a spalla, palla per Juan. E allora siamo ancora in avanti, attenzione, prova il dribbling Cuadrado per sfondare, non ci riesce. Si prosegue nonostante il fallo per il vantaggio, colpo di testa a giro con la palla che finisce fuori di poco con Bonucci che era rimasto in area di rigore in attacco. Qui lo scontro dove l'arbitro ha fatto proseguire tra Cuadrado e Kurtic, poi il cross è di Alexandro e il colpo di testa girandosi di Leonardo Bonucci che però non trova la porta di poco. Riusciamo a trovare un buco, eccolo forse Dybala, vediamo Dybala, va al dribbling, ci riesce, limite dell'area, Dybala se la porta sul mancino, poi il cross centrale di Ronaldo, arriva Cuadrado, sinistro, incredibile ribattuta del Parma, ancora in calcio d'angolo. O ci arriva il portiere, oppure ci arrivano prima i difensori, ma comunque, attenzione qua che salta Ronaldo in area, leggermente sbilanciato da Bani, Cuadrado. Nei movimenti, soprattutto centrali, Cuadrado per la testa di De Ligt, arriva Alexandro, sinistro, gol! La Juve in gol con Alex Zigzag Sandro, 1-1, gol numero 12, con la maglia numero 12 della sua carriera bianconera per Alex Sandro che rimette a posto le cose. L'incitamento da tutta la panchina, sentite naturalmente le urla in sottofondo. Non c'è il pubblico e quindi i nostri giocatori in panchina sono i primi tifosi della Juve. Grassi. Mann. Pellè. Dall'altra parte per il cross operato da Mann, ma non c'è più tempo e non c'è neanche il recupero, arriva uno, arriva due.
Il duplice fischio della signora Giacomelli di Trieste, che manda le squadre momentaneamente negli spogliatoi. È tutto pronto, Paulino Dybala sul dischetto del centrocampo per battere il calcio d'avvio del secondo tempo di Juventus 1 Parma 1. Partiti fino alla fine, forse vive in gol. Dai ragazzi, giochiamo il primo pallone con Artur. Vai, vai, dai, dai, dai. Quadrado di prima per Dybala. Dybala ce l'ha sul mancino, sterza, poi serve a Artur. Artur fa correre il pallone. Alessandro ancora per Artur. Dybala, Ronaldo, buono il dialogo, attenzione al limite della rigore, Ronaldo vede Quadrado dentro, Quadrado, il pallonetto per il colpo di testa mancato di Dybala, quello di Alessandro, gol, 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 gol! La doppietta di Alessandro! Parma 1, Juventus 2, di testa questa volta, Alessandro, gol numero 13 con la maglia della Juve. Assist di Quadrado per Dybala, scavalcato dal pallone, ma alle sue spalle arriva Alex, ispiratissimo questa sera. Sandro, 2-1 per noi. Adesso le cose sono tornate a essere normali, la Juve in vantaggio sul Parma, 2-1. Attenzione, 5 maglie blu nella nostra area di rigore. Juve tutta in difesa dei 16 metri, parte il calcio d'angolo, il colpo di testa e il salvataggio sulla linea di Artur. Poi il rilancio prepotente di De Ligt, palla gol per il Parma da calcio d'angolo. Difesa a zona del Parma. Tutti nell'area piccola, attenzione ad aspettarci. Parte da dietro De Ligt con Bonucci, il cross per De Ligt, gol, gol, gol! Serata con Matthijs De Ligt, 3-1. È partita che adesso si sistema con il doppio vantaggio. Abbiamo sfruttato bene il corner, altro assist di Quadrado della sua incredibile annata. Schiaccia il pallone prepotentemente Matthijs De Ligt a centroporta. Rabiot, Artur, Alessandro. Alessandro crossa verso Ronaldo, direzione del Parma, arriva Rabiot, limite, attenzione, palla buona per Kulusevski, arriva il destro di Dybala con la parata del portiere, ancora il destro in cross di Dybala, altra ribattuta del Parma con Pezzella. Recupera il Parma. Cross tagliente con il colpo di testa di Caramo, appena entrato alto sulla traversa con la smanacciata di Buffon. Corner Parma. Comunque complimenti che vanno fatti al Parma, in condizione di classifica impegnativa, per non dire disperata. Alessandro, Ramsey, attenzione, buono gioco delle gambe del gallese che poi serve sulla corsa Alessandro, limite della rigore per Ronaldo, Ronaldo si gira, vede la porta, al destro, violentissimo ma fuori, peccato, palla gol che si è costruito al limite Cristiano. Morata. Fa passare il pallone, attenzione, Morata non sfonda. Buona chiusura della Parma con il lancio per Cornelius in area di rigore. Recuperato da Bonucci, tiro alto di Cornelius, disturbato da Bonucci. Bravo Leo, gli urla Buffon. Attenzione a Cornelius dentro l'area di rigore, Grassi a supporto, attacca il Parma con Kurtic. Forse l'ultima azione, Lorini. Parte il cross. Posizione di testa con Buffon che la controlla. Cross a rientrare, colpo di testa di Cornelius che forse spinge anche un po' De Ligt. Comunque palla sul fondo, non c'è più tempo, arriva uno, arriva due e arriva tre. Il triplice fischio del signor Giacomelli manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. La Juventus batte il Parma per 3-1 in vantaggio con Brugman, gli emiliani, poi doppietta di Alessandro e gol di Matthijs De Ligt. La Juve sale a 65 punti in classifica, a meno 1 dal Milan, prima della trasferta di Firenze. È tutto dall'Allianz Stadium, da Claudio Giuliani, fino alla fine. Forza Juventus, in gol! Tiriamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi,
sole tue conquiste.